Riprendiamo i lavori e quindi avverto che la seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e quello stenografico che ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento del Senato è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo con contestuale registrazione audio e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione pertanto saranno oggetto di registrazione e potranno essere quindi seguiti dall'esterno sia sul web TV Camera che su quella del Senato. Vi siano osservazioni in merito? No, quindi possiamo continuare i nostri lavori. Allora, quindi per l'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra minori ai danni dei bambini e adolescenti, oggi c'è l'audizione del Ministro dell'Interno Lamorgese, che ringrazio tantissimo per essere qui oggi, per la sua disponibilità a partecipare ai nostri lavori, che dimostra grande attenzione e sensibilità a questo tema. E quindi, proprio per non perdere tempo, le do subito la parola, Ministro. Sì. Prima di cominciare? Allora, c'è una troupe televisiva che chiede di fare il giro tavoli, quindi prima di iniziare l'audizione facciamo entrare. Quindi procediamo e do la parola al Ministro Lamorgese. Grazie Presidente, saluto gli onorevoli senatori, deputati, componenti di questa Commissione e ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto, che mi consente di contribuire attraverso il mio intervento al lavoro importante e complicato svolto da questa Commissione nell'ottica di tenere alto il livello di attenzione sulle forme di violenza che riguardano i minori. Si tratta di un fenomeno che sta assumendo manifestazioni nuove e insidiose anche a causa della diffusione della comunicazione digitale, ma soprattutto all'uso distorto che viene fatto di questa forma di comunicazione, che rappresenta oggi uno dei veicoli con cui possono diventare soggetti sia attivi che passivi di violenza proprio gli adolescenti. E come Ministro dell'Interno non posso che osservare come le più efficaci strategie di intervento nel caso di violenza tra minori e ai danni di bambini e adolescenti debbano basarsi sulla cultura della prevenzione. Prevenire in questo caso vuol dire avere a disposizione e trasmettere strumenti di conoscenza per ridurre al minimo i rischi conseguenti alle varie forme di disagio giovanile e ai tentativi di abuso da parte degli adulti, della condizione di fragilità e vulnerabilità dei minori. È stato già evidenziato dai lavori di questa Commissione, signora Presidente, come si tratti di un tema di estrema delicatezza
e complessità da affrontare con un approccio multidisciplinare per consentire lo sviluppo di politiche giovanili in grado di dare risposta con maggior determinazione a quei problemi di natura sociologica, psicologica, che costituiscono il terreno di cultura della violenza minorile. Emerge chiaramente la necessità di meglio focalizzare le criticità che oggi si trovano a dover affrontare, in primo luogo la famiglia e la scuola, nell'individuazione di una pedagogia moderna che sia in grado di proporre ai nostri giovani modelli adatti ad affrontare con sicurezza le sfide che li attendono, che la società purtroppo ogni giorno pone all'ordine del giorno. Siamo ormai ben consapevoli della necessità di una grande opera di sensibilizzazione di ogni attore, istituzionale e non, coinvolto nei processi di crescita della fascia più debole, più giovane della popolazione. Mi riferisco alle istituzioni scolastiche, alla famiglia, luoghi in cui i minori entrano per la prima volta in contatto e interagiscono con il mondo dei più grandi, ma anche alle strutture sportive e soprattutto al web. Le stesse forze di polizia sono chiamate ad intervenire spesso, indipendentemente dalla commissione di reati, attraverso iniziative anche con finalità preventiva, per le quali già da tempo il Ministero dell'Interno svolge una mirata azione di formazione per lo sviluppo di adeguate e specifiche professionalità. Desidero ricordare che appena di recente, il 7 e l'8 febbraio scorsi, si sono svolte le manifestazioni nell'ambito della giornata contro il bullismo e il cyberbullismo e della giornata mondiale per la sicurezza in rete, eventi che hanno visto la Polizia di Stato impegnata nella campagna informativa Una vita da social, giunta alla 7ª edizione, sulla quale mi soffermerò in seguito. Rilevo che si tratta di ricorrenze importanti per mantenere sempre alta l'attenzione su questi temi e per promuovere nei giovani il valore dei rapporti positivi e costruttivi con i propri coetanei, anche nella sfera virtuale. Nelle manifestazioni di violenza che vedono protagoniste, loro malgrado, vittime in condizioni di vulnerabilità, l'intervento delle forze di polizia deve essere orientato ad una duplice finalità. Occorre essere incisivi nel perseguire i reati, ma allo stesso tempo altrettanto efficaci nel tutelare la persona offesa e prevenire quei fattori di vittimizzazione secondaria, talvolta connessi all'ingresso della vittima di violenza nel procedimento penale. Anche il sistema normativo vigente prevede infatti che in presenza di una persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità debbano essere adottate specifiche misure di tutela riguardanti l'ascolto e l'accesso a percorsi protetti sin dall'avvio delle prime indagini, così come da tempo previsto per l'ascolto di minorenni vittime di abuso e sfruttamento sessuali. Ricordo che già nel 1988, quindi parliamo di vari anni fa, il Ministero dell'Interno dava indicazioni alle questure affinché fossero dedicate apposite equip di personale qualificato e messe a disposizione locali riservati per accogliere le denunce delle vittime di violenza sessuale. Le iniziative sono proseguite negli anni, anche mediante accordi di collaborazione con enti esterni e associazioni che hanno permesso in diverse sedi la realizzazione di sportelli di ascolto per le vittime di reato, secondo i principi stabiliti dalla direttiva europea del 2012, la numero 29, che introduce principi comuni in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime. Fondamentali sono stati gli interventi volti a investire risorse in uffici specialistici dedicati che hanno positivamente inciso sull'assetto ordinamentale degli uffici della Polizia di Stato. In tale contesto, nelle questure da tempo operano con funzioni preventive e di pronto soccorso per il nucleo familiare in difficoltà uffici per la tutela dei minori e della famiglia,
che svolgono anche una preziosa azione di raccordo con gli altri enti e istituzioni operanti sul territorio. Al fine di rendere sempre più efficace l'azione di contrasto allo sfruttamento della prostituzione, della pedopornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, presso le questure sono presenti anche i nuclei di polizia giudiziaria e le sezioni specializzate incaricate di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini in materia e soprattutto di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri paesi europei. Le iniziative in tema di tutela dei minori non possono prescindere da quelli dedicati alla violenza domestica, di cui gli stessi possono tra l'altro essere vittime anche solo in termini di violenza assistita, allorquando siano costretti ad assistere ad episodi di violenza familiare. Nel corso del 2019, nell'ambito del fenomeno della violenza domestica, sono stati 1.891 i minori vittime di reato di maltrattamento contro familiari e conviventi. 1.891. Quello da porre in essere in tali situazioni è un percorso molto delicato, stante la possibilità, non del tutto remota, che gli effetti negativi di tali eventi possano condurre il minore a divenire in futuro egli stesso autore di violenza. Nel ricollegarmi alle considerazioni iniziali, desidero evidenziare che da tempo le forze di polizia sono particolarmente impegnate a fornire strumenti di conoscenza alle famiglie, agli insegnanti, agli stessi minori, sensibilizzando soprattutto chi si trova nella condizione di cogliere gli elementi spia del disagio giovanile, affinché possano essere attivate le necessarie segnalazioni. A tal fine, intervenendo sul tessuto sociale, le questure organizzano incontri con le strutture sanitarie e scolastiche per promuovere percorsi formativi rivolti ai minori. Ciò anche con l'intento di evidenziare tutti quei segnali di allarme che spesso vengono sottovalutati o trascurati. Mi riferisco ad esempio agli atteggiamenti, ai mutamenti di atteggiamento, al cambiamento del rendimento scolastico, all'alterazione del ritmo del sonno, al cambiamento di umore repentino, al progressivo ritiro sociale o all'uso compulsivo del cellulare, del telefonino. Con tali iniziative si cerca di contribuire ad evitare che tutte le forme di violenza in questione possano comportare gravi danni alla salute fisica e psichica del minore, lasciando poi segni profondi. Sempre in ambito familiare, intendo soffermarmi su un altro fenomeno che vede i minori come vittime, quello delle sottrazioni internazionali, cosiddette attive, ove il minore sottratto in Italia è trattenuto e trasferito in uno Stato estero. I casi di sottrazione attualmente seguiti sono 50 in 23 nazioni diverse. Il lavoro svolto ha consentito solo nell'ultimo anno di far rientrare in Italia, riaffidandoli al genitore avente diritto, 5 minori, 2 dei quali provenienti dalla Siria, 1 dal Marocco, 1 dalla Repubblica Popolare Cinese e 1 dalla Danimarca. Della tematica si occupa principalmente la Task Force Interministeriale Minori Contesi, che opera presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il coinvolgimento del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno, svolgendo attività di scambio di informazioni finalizzata alla localizzazione del minore e alla individuazione delle iniziative più idonee alla gestione dei singoli casi. Il reato di sottrazione e trattenimento all'estero è generalmente commesso nell'ambito di un rapporto compromesso tra genitori di nazionalità diversa, quando uno dei due, pur non essendo l'affidatario esclusivo del minore, lo conduce arbitrariamente nel proprio paese di origine. In altri casi, il figlio viene portato all'estero con il consenso dell'altro coniuge per poi non fare più rientro nel proprio paese. A riguardo segnalo che nel 2012 è stato avviato il progetto Italian Child Abduction Alert System, finanziato dalla Commissione europea, con l'obiettivo di realizzare un sistema di allarme rapido nei casi di sottrazione violenta di minori e che vede collaborare forze di polizia, mezzi di comunicazione e vari enti e società partner,
ENAC, Ferrovie dello Stato, Autogrill, RAI, Sky. Aggiungo infine che la rete per individuare tempestivamente i minori vittime di queste forme di violenza può avvalersi, anche su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, di un'unità di crisi istituita nell'ambito del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'Interno, quale punto di contatto nazionale con il compito di coordinare e gestire il flusso informativo tra gli enti interessati. Da alcuni anni la tratta di esseri umani a fine sessuale, finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e alla diffusione della pornografia, soprattutto minorile online, rappresenta una delle attività criminali in più rapida ascesa. Dalle analisi condotte sul fenomeno emerge come i trafficanti, siano essi gruppi criminali organizzati, singoli individui o persino familiari del migrante, approfittino del progetto migratorio maturato per poter migliorare le proprie condizioni di vita, per indurre le vittime con l'inganno a sottostare a situazioni di sfruttamento. I network criminali dediti alla tratta e al traffico di migranti verso l'Italia sono soliti reclutare con false promesse di lavoro, soprattutto giovani nigeriane, anche minorenni, nei piccoli villaggi di origine oppure attraverso offerte pubblicate in rete. Le vittime sono costrette con minacce, violenze fisiche e psicologiche a prostituirsi lungo le strade di diverse province sotto lo stretto controllo dell'organizzazione criminale. Le indagini sul fenomeno hanno fatto emergere come in alcuni casi alle giovani nigeriane, obbligate anche ad assumere farmaci o alcol, sia impedito di rimpatriare o chiedere aiuto alle autorità di polizia o ai servizi di assistenza. Le vittime subiscono coercizioni di tipo psicologico, consistenti nella minaccia di rivelare alle famiglie d'origine la loro reale occupazione e al contempo vengono indotte a credere che il ricorso alle autorità potrebbe arrecare loro gravissimi pregiudizi. Talvolta le giovani donne sono addirittura vendute da un'organizzazione criminale all'altra e trasferite anche in città diverse. Per quanto concerne i dati sui minori, evidenzio che nel corso del 2019 sono stati segnalati un minore vittima di tratta e 3 vittime minorenni del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù. In materia di reati sessuali, 51 sono stati i minori vittime di prostituzione, 643 di adescamento, 225 quelli di pornografia minorile, 77 quelli di detenzione di materiale pornografico e 9 di pornografia digitale, virtuale. Ho anticipato in apertura del mio intervento come i fenomeni di violenza o aggressione nei confronti dei minori siano amplificati quando si realizzano attraverso l'uso della rete. Come anche evidenziato nel corso dei lavori di questa commissione, le veloci dinamiche dell'innovazione tecnologica, l'esponenziale diffusione di smartphone e tablet tra i minori, il fascino esercitato dal mondo virtuale e spesso subito dai più giovani, privi di adeguate conoscenze sui pericoli della rete, sono solo alcuni degli elementi che agevolano le forme di violenza sul web rivolte ai bambini e agli adolescenti. Il Ministero dell'Interno è attivo in tale contesto con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, cui è attribuita la prevenzione e il contrasto alle forme di sfruttamento sessuale, di aggressione e di violenza dei minori perpetrate sulla rete. Nel 2019, per casi di pedopornografia online, sono state 626 le persone denunciate all'autorità giudiziaria e 37 le persone arrestate. Sempre nel 2019 sono stati 386 i casi in cui minorenni hanno subito avance sessuali online, per i quali sono state sottoposte a indagini 168 persone. Il servizio postale
Polizia Postale e delle Comunicazioni costituisce anche il punto nazionale di raccordo delle informazioni provenienti da associazioni e organismi non governativi nazionali e internazionali attivi nella tutela dei minori e dello sfruttamento online, nonché nella promozione di un uso legale e sicuro delle nuove tecnologie. Lo stesso provvede all'elaborazione di una blacklist dei siti contenenti materiali vietati che nel 2019 ha consentito di inoltrare 2.300 segnalazioni ai provider italiani per procedere al loro oscuramento. Desidero sottolineare come lo scambio con le agenzie investigative estere dei dati raccolti, delle modalità di indagine e delle buone prassi costituisca una componente fondamentale dell'attività di contrasto e in tal senso siamo impegnati ad intensificare al massimo il ruolo operativo con Europol ed Interpol. Il fenomeno nell'ultimo decennio si è esteso in modo significativo sia a livello sovranazionale che nazionale, assumendo particolare evidenza per i reati connessi alla pedopornografia e all'adescamento online. Dalle evidenze investigative emerge l'intensificarsi dello scambio e della diffusione di immagini in rete relative ad abusi sessuali su bambini attraverso applicazioni di messaggistica istantanea o mediante il ricorso al cosiddetto darknet, reti nascoste o anonime, all'interno del quale si nascondono vere e proprie comunità virtuali e organizzate di pedofili. Questo fenomeno è noto da tempo e sin dal 1998 il Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni svolge con competenza esclusiva in questo settore indagini sotto copertura proprio nell'ambito delle citate comunità virtuali di pedofili presenti nel Darknet. Un'ulteriore riflessione merita il fenomeno dell'adescamento online dei minori. Reputo di rilievo l'anticipazione della soglia di punibilità delle condotte connesse all'abuso sessuale sui minori, avvenuta con l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di adescamento in rete a seguito della ratifica della Convenzione di Lanzarote con la legge numero 172 del 2012. Con detta fattispecie criminosa si punisce la condotta posta in rete volta a carpire la fiducia di un minore attraverso artifici, lusinghe, minacce al fine di commettere reati di sfruttamento sessuale. Si è approntata in tal modo una specifica tutela per i minori che potrebbero essere indotti a compiere azioni a sfondo sessuale e a produrre foto o filmati sotto minaccia di diffusione online di immagini intime già loro carpite o a fronte di compensi economici che si traducono sovente nella cessione di beni di pronto consumo. Mi soffermo ora su alcuni aspetti relativi al tema di manifestazione di violenza tra minori, anche soggetto di indagine svolta da questa commissione. La devianza minorile è una problematica connessa a fattori di rischio diversi, individuali e sociali, tra di loro interagenti, riconducibili sia alla personalità del soggetto che al contesto familiare. Possono entrare in gioco anche fattori socio-culturali legati alle condizioni di indigenza o di emarginazione in cui i minori e le loro famiglie sono costretti a vivere. Il fenomeno quindi si presenta di particolare complessità per i diversi aspetti che lo connotano, rilevanti sotto i vari profili culturali, criminologici, sociologici e psicologici. È indubbio che in tale contesto possano determinarsi quelle cause che inducono i ragazzi ad allontanarsi dal rispetto delle regole, il disagio familiare, i modelli culturali, familiari, negativi, il degrado in cui versano alcune periferie del nostro paese, nonché la presenza di organizzazioni criminali sul territorio di riferimento, solo per citarne quelle più evidenti. Rileviamo manifestazioni devianti, fino a pochi anni fa
addietro, meno conosciute in Italia, che oggi assumono forme più aggressive, spesso riconducibili a motivi futili o addirittura inesistenti. Questa Commissione, signora Presidente, ha appena concluso proprio sui temi del bullismo, del cyberbullismo, cui sono riconducibili le principali forme di violenza tra i giovani, un'indagine di grande interesse per gli spunti di ulteriore approfondimento offerti e di cui si potranno giovare il legislatore e tutti gli attori istituzionali coinvolti nel contenimento di tale fenomeno. Desidero, se me lo consente, svolgere alcune considerazioni. Quando si parla di bullismo si fa riferimento a prepotenze fisiche, verbali, psicologiche, come additare negativamente o escludere qualcuno da un gruppo, che pur non costituendo di per sé atti devianti possono assumere connotati di prevaricazione per la gravità con cui vengono commessi e in alcuni casi possono degenerare in comportamenti criminali se non vengono affrontati precocemente con la dovuta attenzione. È documentata una relazione tra detti comportamenti che si svolgono in ambito scolastico e quelli antisociali e devianti commessi fuori dalla scuola, come gli atti di vandalismo, spesso sintomatici di forme di devianza associata al bullismo. Aggiungo, e questo è un ulteriore aspetto che deve far riflettere, che sempre di più si riscontra una forma di disagio relazionale avvertito dai ragazzi nei propri contesti di appartenenza, soprattutto familiari ma anche scolastici, che taglia trasversalmente tutte le fasce sociali e apre la strada al formarsi di gruppi composti in genere da compagni di scuola o di quartiere appartenenti a contesti sociali e familiari problematici. Parallelamente, in conseguenza della capillare diffusione dei moderni dispositivi di comunicazione, si è sviluppata una nuova manifestazione di atti di bullismo, il cyberbullismo, che si avvale dell'assenza di confini propria del web e delle comunità virtuali. Appare evidente come anche in quest'ambito investigativo l'attività di cooperazione anche internazionale instaurata nel corso degli anni con Europol e Interpol, sia con i paesi dell'Unione Europea che extraeuropei, si riveli di assoluta importanza. E in questo contesto la Polizia Postale assicura il monitoraggio web 24 ore su 24, non solo di iniziativa, ma anche a seguito di segnalazioni di cittadini, tramite il commissariato DPS, online o altri uffici di polizia e organizzazioni anche non governative. Annoto anche un trend in crescita nelle denunce da parte dei minori delle principali forme di reato commesse sul web, tra i quali la diffamazione online, l'ingiuria, la minaccia, il furto d'identità. Nel 2019, do alcuni dati, sono state 460 le vittime minorenni denuncianti e 136 i minori denunciati. Nel 2018 le vittime denuncianti erano state 388 e 60 i minori denunciati. Detto trend è particolarmente evidente per la diffusione del materiale pedopornografico, dove si è passati da 40 minori vittime denuncianti nel 2018 agli 81 del 2019. E dai 12 minori denuncianti del 2018 ai 62 del 2019. Quindi sono dati in crescita. Si tratta certamente di numeri migliorabili, ma che possono essere letti già come indicativi di una maggiore sensibilizzazione delle vittime minorenni sulla necessità di rivolgersi alle istituzioni per far emergere e contrastare sempre di più il fenomeno del cyberbullismo. Gli SMS, le mail, i social network, le chat sono i nuovi mezzi della comunicazione, della relazione, ma sono luoghi protetti, anonimi,
che deresponsabilizzano e di facile accesso, quindi facilmente utilizzabili a fini di prevaricazione per minacciare, deridere e offendere. Accenno brevemente anche ad alcune manifestazioni che vedono protagonisti sul web i più giovani, con condotte in grado di arrecare potenziali danni anche di carattere autolesionistico. Mi riferisco alle cosiddette challenge, ovvero le prove di coraggio di cui oggi purtroppo sentiamo tanto parlare, che si diffondono tra i giovani attraverso la viralizzazione di video con cui i ragazzi si sfidano a compiere azioni più o meno pericolose allo scopo di accrescere la loro popolarità sul web, e ancora anche agli stupri virtuali, intesi come fenomeno che avviene in gruppi social prevalentemente chiusi, dove partecipanti di sesso maschile condividono tra loro foto di ragazze e danno sfogo a commenti osceni, comunicando video e immagini delle vittime con contenuto pornografico reperibili in rete. Ricordo che con la legge 69 del 19 luglio 2019, codice rotto, è stato inserito tra i delitti contro la libertà morale il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che punisce il trasferimento delle predette immagini o video senza il consenso delle persone purtroppo vittime. Il fenomeno ha incidenza non solo nelle fasce di età adulta, ma anche in quelle più giovani. La diffusione illecita avviene frequentemente in ambito scolastico o nella cerchia ristretta di amici, comuni dell'autore o della vittima. Nei primi mesi di applicazione della nuova forma di tutela sono stati accertati 22 casi che hanno condotto alla denuncia di 19 persone. È noto che la legge numero 71, che reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, ha proceduto a definire i contorni, individuando le condotte allo stesso riconducibili. Tuttavia, mentre grazie a questa legge sono chiari sia il raggio d'azione preventivo che quello repressivo in materia di cyberbullismo, non altrettanto può dirsi per gli atti di bullismo. Attualmente, infatti, come rilevato anche da questa commissione, non esiste una fattispecie normativa che definisca il fenomeno del bullismo e ne individui le relative condotte, che possono manifestarsi con una gamma di comportamenti non necessariamente illecite o che si sostanziano in veri e propri reati. Sul tema ora è impegnato il Parlamento, che sta procedendo all'esame del disegno di legge l'Atto Senato 1690, approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati lo scorso 29 gennaio. E io veramente mi auguro che veda la luce a breve. Sulla scorta di quanto evidenziato nei lavori di questa commissione, tale provvedimento è volto appunto ad affinare gli strumenti di prevenzione e contrasto al bullismo messo a disposizione degli attori più direttamente coinvolti: la scuola, la famiglia, la magistratura minorile. In questa materia, famiglia e scuola, infatti, ma anche gli stessi ragazzi sono chiamati a intervenire, soprattutto quando non sono ancora commessi reati. È indispensabile l'attenzione degli adulti, che devono evitare il possibile isolamento dei ragazzi, del minorenne, manifestando una piena disponibilità all'ascolto, quale valido sostegno per far emergere le problematiche relazionali e per individuare le soluzioni più adatte a superare lo stato di disagio. Ritengo che unitamente alla famiglia, soprattutto la scuola debba costituire il luogo sicuro nel quale i ragazzi possono ricevere consigli utili sul come reagire agli atti di bullismo, anche al fine di essere incoraggiati a denunciare tali episodi. Ribadisco che la leva di importanza fondamentale è rappresentata dalla promozione della cultura della prevenzione.
In tale direzione le forze di polizia sono impegnate periodicamente in incontri con gli insegnanti, con i genitori, gli studenti, per renderli edotti sulle possibili situazioni di rischio, fornendo suggerimenti e indicazioni su come evitare. L'obiettivo è quello di contribuire a creare una sempre maggiore sensibilizzazione al problema che consenta di far interagire efficacemente, direi più efficacemente, direi, il mondo della scuola con le famiglie. Il tema della prevenzione degli atti di devianza minorile mi permette di ricordare anche l'istituto dell'ammonimento del questore. Mi limito quindi ad osservare come tale misura minatoria, ben definita di diritto mite nel documento conclusivo dell'indagine sul bullismo e sul cyberbullismo svolta da questa commissione, possa essere utile sia a tutelare preventivamente la vittima, ma anche con una funzione che vorrei definire quasi pedagogica, a sollecitare nel minore ultra quattordicenne, più applicabile, le giuste riflessioni sul disvalore sociale dei propri atti o comportamenti, unitamente a una generale presa di coscienza sui medesimi. Accanto al fenomeno del bullismo giovanile, è emerso anche di recente quello delle bande giovanili o baby gang, così definite perché composte principalmente da giovani delinquenti, solo così possiamo definirli, che nella maggioranza dei casi commettono reati in associazione con coetanei. La composizione della baby gang risulta di dimensioni e coesioni variabili. Si tratta per lo più di formazioni organizzate, non organizzate strutturalmente e caratterizzate da una frequente redistribuzione di ruoli tra gli appartenenti. Le azioni criminose, a loro riconducibili, si concretizzano solitamente in reati contro il patrimonio o contro la persona, che determinano un grave allarme sociale. In determinati contesti geografici, purtroppo, i minori rappresentano anche un vero e proprio bacino di reclutamento per la criminalità organizzata e soprattutto nell'area partenopea, che si assiste a scorribande di giovani armati, autori delle cosiddette stese. Più in generale nei contesti urbani, dove maggiormente è emerso il fenomeno, quali quelli di Napoli, Bologna, Roma e Catania, solo per citarne alcuni, è stato accertato che i minori provengono da famiglie appartenenti a contesti prevalentemente a contesti criminali, ovvero contrassegnate dalla presenza al proprio interno di gravi situazioni di abuso o conflittualità. È stata anche messa in luce la circostanza che in alcuni casi i ragazzi cercano di acquisire, attraverso l'adesione alla baby gang, una sorta di riconoscimento di un proprio status, vivendo al contempo la partecipazione alla banda come un modo per far fronte alla routine giornaliera e attirare l'attenzione degli adulti tramite comportamenti violenti ed eclatanti. Ritengo che l'aspetto più problematico del fenomeno, in chiave di prevenzione e di recupero, sia rappresentato dalla specifica caratterizzazione che tali sodalizi rappresentano. Mi riferisco al senso di appartenenza al gruppo, alla sensazione di superiorità nei confronti del prossimo, alla convinzione che solo usando la violenza si possa emergere in determinati contesti. Aspetti questi che rendono problematica per i minori della baby gang la consapevolezza del disvalore dei fatti commessi e quindi particolarmente delicata l'individuazione delle strategie da porre in essere per il loro reinserimento sociale. Ed è qua vorrei soffermarmi ancora sul ruolo della scuola, degli insegnanti, se non delle famiglie. Come accennavo, nelle regioni italiane dove è radicata la presenza della criminalità organizzata, i minori possono costituire una risorsa per la commissione di delitti di basso profilo e per lo svolgimento di funzioni di supporto logistico nei confronti degli affiliati. Non sono soltanto l'indigenza economica e la situazione di degrado a spingere un adolescente ad aderire a modelli tipici delle organizzazioni criminali.
Queste favoriscono una sorta di processo di identificazione dei ragazzi e sono avvertite come contesti dove sentirsi protetti e sicuri per il solo fatto di appartenervi. È certo che il potere attrattivo delle organizzazioni mafiose e criminali va contrastato attraverso un'adeguata capacità di intervento di ogni attore coinvolto, al fine di proporre delle concrete alternative di vita. Una particolare attenzione al fenomeno è dedicata dalle istituzioni nella città di Napoli, dove le organizzazioni di stampo camorristico costituiscono per i minori fonte di apprendimento di modelli delinquenziali, di tecniche criminali e di valori devianti, dando luogo al fenomeno della cosiddetta paranza dei bambini. La città di Napoli costituisce oggi un vero e proprio laboratorio per lo sviluppo di nuove politiche di prevenzione e contrasto. Ed è stato sperimentato un modello investigativo che prevede una stretta sinergia tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Procura della Repubblica, Procura dei Minori e Direzione Distrettuale Antimafia. L'obiettivo è quello di condividere metodologie di analisi, investigazioni, al fine di calibrare le strategie da porre in essere in presenza di devianze minorili, rendendo più efficace la risposta alle nuove forme di criminalità. Nella stessa direzione si muove dall'ottobre 2018 la Prefettura di Napoli, dove è stato attivato un tavolo interistituzionale con la presenza di tutte le istituzioni, il Comune, la Regione e tutte le istituzioni competenti per il coordinamento delle misure volte al contrasto della violenza giovanile e che ha elaborato delle linee guida per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, promuovendo una più intensa attività di comunicazioni tra le istituzioni scolastiche e la magistratura minorile. I vari aspetti collegati alla devianza minorile inducono anche a soffermarci su un ulteriore fenomeno, che è quello connesso alla dipendenza da alcol e droga. Il fenomeno è in espansione tra gli adolescenti che cercano di affermare la propria individualità con il consumo di sostanze erroneamente considerate come un valido sostegno per affrontare le difficoltà quotidiane della vita, in un contesto in cui si vive e soprattutto percepito come complicato e ostile. L'attenzione rivolta dal Ministero dell'Interno alla prevenzione e al contrasto della diffusione della sostanza degli stupefacenti, soprattutto tra i giovani, è attestata dalle risultanze dell'operazione Scuole Sicure, attraverso la quale si finanziano anche progetti presentati dai comuni per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza, rafforzamento delle polizie locali, l'acquisto di mezzi e attrezzature per campagne informative. L'operazione Scuole Sicure nel 2019 ha consentito di effettuare 31 arresti, 45 denunce all'autorità giudiziaria. Gli accertamenti svolti hanno portato alla contestazione di 855 tra violazioni amministrative e reati, oltre al sequestro di oltre 15 kg di droga. L'iniziativa ha interessato 598 istituti scolastici in 11 regioni e 15 capoluoghi di provincia ed è stata avviata anche per l'anno in corso. È importante sottolineare che i giovani consumatori si rinvengono sia tra quelli con situazioni familiari difficili, in stato di emarginazione, ma anche tra coloro che studiano, lavorano e che apparentemente non appartengono a queste categorie, diciamo, disagiate o con fragilità. Concludo evidenziando come l'Italia disponga di un'avanzata normativa di contrasto in materia di sostanze stupefacenti con la previsione di tecniche investigative, anche speciali, intercettazioni, attività sotto copertura, acquisti simulati, consegne ritardate, soprattutto se il contesto criminale di riferimento si presenti in forma organizzata e transnazionale. Ho fatto cenno all'inizio del mio intervento su come il tema della violenza minorile richieda un approccio multidisciplinare,
nonché mirate azioni di formazione che consentano lo sviluppo di adeguate professionalità. Per quanto riguarda le forze di polizia, già da tempo si investe nello sviluppo di metodologie di formazione dedicata, i cui moduli sono proposti sia in sede di avviamento alla professione che in fase di aggiornamento. L'obiettivo è quello di individuare, formare, mantenere aggiornato il personale con particolare attitudine ad affrontare i casi di violenza su minori e di genere. Ciò anche con il contributo scientifico offerto da psicologi e docenti universitari, rilevante per lo sviluppo delle migliori prassi di approccio nei confronti delle vittime di violenza, nonché per la corretta valutazione del rischio. Sono stati a tal fine organizzati moduli formativi sulla violenza di genere, tematiche strettamente connesse a quelle della tutela dei minori in ambito familiare, incontri di approfondimento sulla protezione dei diritti del fanciullo. In quest'ambito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha elaborato e diffuso linee guida in materia di misure di prevenzione personale nel luglio 2019 con l'intento di fornire delle indicazioni valide sull'istituto dell'ammonimento del questore a tutela delle vittime di stalking, di violenza domestica o di cyberbullismo. Le linee guida costituiscono un valido strumento di supporto anche al fine didattico, dal momento che offrono anche il quadro delle più recenti pronunce giurisprudenziali e delle buone prassi, frutto dell'esperienza operativa maturata negli anni dagli uffici di polizia. I risultati conseguiti incentivano ad andare avanti su questa strada e sollecitano la promozione di ulteriori iniziative formative per affinare sempre di più il livello di qualificazione professionale del personale che entra in contatto con le vittime dei reati in argomento, puntando al coinvolgimento di un sempre maggiore numero di operatori. Parallelamente all'azione di formazione del personale di polizia, il Ministero dell'Interno è impegnato nelle campagne di informazione e sensibilizzazione pubblica che si associano alle già consolidate iniziative di educazione alla legalità nelle scuole per diffondere tra i più giovani la cultura del rispetto di se stessi e degli altri. E in tale contesto la Polizia Postale garantisce nelle diverse province una puntuale informazione agli studenti di ogni ordine e grado sui pericoli connessi all'uso del web. E questa, scusate, ma quando mi prende poi è difficile. E questa è un'iniziativa che considero di grande valore pedagogico e che vede impegnate a inizio di ciascun anno scolastico le prefetture e gli uffici scolastici provinciali nell'individuazione di percorsi formativi. Colgo l'occasione per segnalare alcune tra le più recenti iniziative che si svolgono su tutto il territorio nazionale. Innanzitutto la campagna informativa Una vita da social, giunta alla sua 7ª edizione, promossa dal Ministero dell'Interno con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, realizzata attraverso un percorso itinerante su tutto il territorio nazionale e con la quale sono fornite preziose informazioni sull'utilizzo sicuro della rete attraverso lezioni interattive e multimediali. I risultati ottenuti: circa 300.000 studenti, 40.000 genitori, 25.000 insegnanti e 3.000 istituti scolastici coinvolti nell'ultimo anno, credo siano rappresentativi dell'attenzione e dell'interesse suscitati dall'iniziativa e testimoniano la crescente domanda di conoscenza e approfondimento proveniente dalla società civile. Segnalo inoltre la recente sottoscrizione in Piemonte del protocollo d'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale, la Regione e le Questure, con la quale si promuovono delle azioni comuni per la prevenzione di comportamenti a rischio e per la lotta al bullismo.
si è sviluppato il progetto Un patentino per lo smartphone, con il quale si intende offrire agli studenti elementi di conoscenza sulle tematiche del bullismo e sul cyberbullismo. Sullo stesso tema è in corso un'attività di collaborazione anche con l'UNICEF, in particolare il progetto Vorrei ma non posso, Barracuda in rete, avviato con la questura di Palermo, ha visto la realizzazione nello scorso ottobre di un laboratorio interistituzionale con il coinvolgimento di numerosi attori, docenti e studenti. Ricordo altresì alcune innovative campagne di sensibilizzazione realizzate dalla Polizia di Stato. Il progetto Blue Box, finalizzato a fornire supporto alle famiglie e agli stessi minori in presenza di situazioni problematiche connesse all'uso improprio del web, ad episodi di bullismo, di cyberbullismo, di autolesionismo. Il progetto In rete con i ragazzi, una guida all'educazione digitale, che si pone l'obiettivo di supportare genitori e insegnanti nell'attività di educazione ad un corretto utilizzo e soprattutto equilibrato utilizzo della rete da parte dei cosiddetti nativi digitali. Di particolare interesse l'impiego dell'applicazione UPOL, operativa attualmente in tutte le province, con la quale è possibile avviare alle forze dell'ordine, inviare segnalazioni di episodio di bullismo e di spaccio di droga. Ad oggi le segnalazioni pervenute sono state circa 4.300, quelle per casi di bullismo, per droga circa 16.000. Proprio con riguardo a quest'ultima problematica, non mancano progetti finalizzati con l'obiettivo di offrire ai ragazzi e ai loro insegnanti una corretta informazione sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti per la salute e sulle conseguenze anche di carattere legale e sociale derivanti dal loro utilizzo. Evidenzio in tal senso la campagna che da alcuni anni coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Roma e dei comuni limitrofi, che solo nell'ultimo anno ha visto la partecipazione di 1.800 studenti. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, signor Ministro. E, siccome sappiamo che lei deve lasciare l'aula alle 14.15 per il Consiglio dei Ministri, ma anche molti commissari devono andare, quindi aprirei direttamente il microfono a chi desidera fare delle domande. Evidentemente. Vorrei dire un'altra cosa? Sì, assolutamente. Fuori di quello. Vorrei segnalare, io sono andata adesso fuori audizione, quindi chiudo l'audizione. Allora, nella mia precedente esperienza ero a Milano. Io ho avuto modo di visitare una prima volta il Centro Nazionale per il Bullismo, che sta al Sacco, che, del professor Luca Bernardo, al Fate Bene Fratelli, e devo dire che io dopo essere andata la prima volta ci sono andata più volte, perché è davvero, si ha davvero l'impressione di come si possa operare in quest'ambito quando ci sono le istituzioni che funzionano. I ragazzi che loro stessi sono quelli, diciamo, che causano atti di bullismo vengono recuperati da questo centro e sono loro stessi poi alla fine che vengono utilizzati come, diciamo, nei confronti di chi fa le denunce di bullismo. È un modo di recuperare sia i ragazzi che vengono messi in un circuito e comprendono quali sono effettivamente quelli che sono i valori reali della società, e aiutano essi stessi, i ragazzi che poi si trovano lì chiusi in questo ricoverati. Io ho visto ragazzi che vengono da tutta Italia ricoverati con i genitori che ovviamente li accompagnano e che dopo un
certo numero di settimane riescono a riprendersi la propria vita in mano. E allora volevo dare un segnale di quello che alcune volte non tutti sanno. Io non lo sapevo, l'ho scoperto a Milano, ma è veramente è un centro di eccellenza. Ecco, volevo dare proprio questa sensazione. Grazie Ministro, io lo conosco molto bene il centro, perché Luca è anche il pediatra di mia figlia, pensi un po', quindi sì, diciamo che in effetti è un centro d'eccellenza importantissimo che varrebbe la pena di visitare, quindi se vogliamo metterla magari come missione per andarlo a vedere, il professor Bernardo è sicuramente molto felice di raccontarci questa realtà, devo dire, importante e replicabile, si spera, anche nelle altre città. Ringraziando il Ministro, appunto dicevo, siccome c'è poco tempo, io farei allora un giro di domande per chi le deve fare, poi il Ministro nel caso ci risponde in modo scritto. Sì, e quindi la ringrazio però per l'analisi così attenta e puntuale che ci ha fatto, che dimostra come è importante appunto un approccio multidisciplinare, interforze, interistituzionale, senza l'aiuto di tutti gli attori che concorrono nelle varie problematiche che ha descritto, diventa difficile in effetti poter debellare in qualche... quindi do la parola, si era scritta la vicepresidente Bini, se però hai un minuto in più della senatrice Saponara che deve aprire l'ufficio di presidenza, darei la parola prima alla senatrice Saponara, poi alla vicepresidente Bini, poi l'onorevole Spena e poi la senatrice Mantovani, a cui do il benvenuto in questa commissione, che è perché ha sostituito il senatore Sileri. Sarò velocissima così non rubo tempo agli altri. Intanto comunque ringrazio il Ministro per l'ampia panoramica che purtroppo ancora una volta ha messo in evidenza tutte le forme di violenza a cui purtroppo i nostri giovani, i nostri bambini, adolescenti sono sottoposti. E tra le tante forme di violenza io volevo soffermarmi su due. E una è quella che riguarda la prostituzione. La prostituzione perché avendo fatto parte per un certo periodo di tempo anche della Commissione Affari Costituzionali abbiamo audito diverse associazioni che si occupano proprio di riportare queste ragazze che vengono messe in questi giri di prostituzione a una vita normale. Ecco, io devo dire che con i decreti sicurezza qualche cosa per contenere i flussi migratori che molte volte nascondono appunto poi questo traffico di esseri umani che poi vengono messi da una parte sulla delinquenza, dall'altra parte alla prostituzione, si è cercato appunto di contenere questo fenomeno, che però chiaramente è un fenomeno che poi va comunque affrontato. Ecco, quindi la mia domanda al Ministro è: ha qualche suggerimento per affrontare il fenomeno della prostituzione principalmente di queste ragazze che vengono proprio usate attraverso questi traffici migratori e messe nei giri della prostituzione, però anche più in generale per affrontare la prostituzione, cioè per risolvere in qualche modo la prostituzione di tutte le ragazze che in cambio di qualche cosa proprio si vendono e quindi insomma in poche parole rovinano la loro vita. Noi abbiamo tra l'altro avuto in audizione appunto il ministro svedese che appunto ci ha parlato sto parlando degli affari costituzionali, dei provvedimenti che sono stati messi in atto in Svezia, perché appunto alcuni paesi europei, cioè i diversi paesi europei hanno affrontato questo tema in diversi modi, ma alcuni metodi si sono rivelati assolutamente fallimentari, per cui chiedevo se il Ministro ha qualche suggerimento da poter portare avanti a livello legislativo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa riguarda appunto questo diffondersi delle baby gang
che mi pare sia una cosa molto preoccupante perché, come abbiamo visto anche in audizioni precedenti, abbiamo avuto in audizione il prefetto di Venezia che ci ha parlato appunto di atti messi a segno proprio nella città di Venezia molto violenti e molto sanguinosi, ecco, da parte di una gang di ragazzi. E però insomma questo era un fatto isolato che però viene in diverso modo, si ripete insomma su tutto il territorio nazionale. Ecco, come affrontare questo problema? Perché mi pare che, a differenza dei problemi che riguardano il bullismo, il cyberbullismo, il web e così via, si siano già messe in atto delle prevenzioni per ovviare al problema delle baby gang. Anche in questo caso chiedo al ministro se ha dei suggerimenti, anche perché cioè, mi sembra di capire che alla fine, alle spalle di questi ragazzi, quello che manca fondamentalmente è una famiglia. La famiglia non in termini fisici, ma proprio in termini di educazione. Grazie. Grazie senatrice Saponara. Senatrice Bini, vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza. Grazie Presidente, grazie Ministra, grazie davvero per la sua relazione molto completa e molto stimolante su tutti i temi che in qualche modo abbiamo anche noi affrontato nelle varie audizioni durante questo anno e mezzo di lavoro. Le mie sono due sollecitazioni. La prima riguarda il tema da lei affrontato molto approfonditamente del modo in cui anche i social hanno cambiato la forma in qualche modo di violenza anche sui minori. E quindi la mia sollecitazione più che una domanda è la seguente. Un tempo i miei genitori a me dicevano, quando uscivo, se ti avvicina uno sconosciuto non ci parlare. Questa era la raccomandazione del genitore classico nel periodo pre-social. Oggi il bambino, e ne vediamo tantissimi, anche molto piccoli, sta sul divano di casa con il tablet in mano o col telefonino, magari diciamo anche mentre i genitori preparano la cena, oppure non per motivi diciamo di trascuratezza, ma oggettivamente questa cosa, e siamo tranquilli perché il bimbo è in casa. Quale luogo è più protetto delle mura di casa? E magari il bimbo ha il tablet in mano e non sappiamo che in quel momento gli stanno arrivando fotografie oppure sta subendo una violenza. Io credo che su questo la campagna che avete fatto è importantissima, forse meriterebbe lavorare ancora di più, se è possibile, sulla formazione dei genitori, perché temo e penso che spesso tanti non abbiano neanche gli strumenti adeguati per capire i rischi che ci sono con questi strumenti tecnologici se utilizzati da un bambino troppo piccolo e che in qualche modo non è controllato a sufficienza. La seconda domanda si ricollega alla domanda precedente. Io seguo ormai sei anni con grande assiduità il tema della prostituzione in generale, della prostituzione minorile, e devo dire che nel percorso da parlamentare ho anche cambiato opinione. E lo considero un fatto positivo, perché diciamo credo che spesso anche noi conosciamo in modo superficiale alcuni temi e poi magari per una ragione o per un'altra, a me è stato un gruppo di associazioni che mi ha sollecitato, mi sono messa a studiare le varie normative a livello europeo, a leggere bene i dati e i fenomeni di questo meccanismo, a parlare anche con donne che hanno subito lo sfruttamento della prostituzione e che ora sono nel nostro paese, in comunità, eccetera, e sono arrivata alla conclusione, presentando per ben due volte, ma è rimasta lì ferma,
una proposta di legge che ricalca in qualche modo quello che è il modello svedese, norvegese e recentemente francese. E che vede una raccomandazione, tra l'altro, del Parlamento europeo votata nel 2015, che invita tutti gli Stati membri a dotarsi di questo modello. Io ero partita da un'opinione diversa, ero partita dall'idea per cui per sconfiggere davvero lo sfruttamento, perché il tema vero credo per ognuno di noi sia sconfiggere lo sfruttamento, la prostituzione minorile, l'induzione, non diciamo quando si parla del tema della libertà di una donna di fare un mestiere al di là delle convinzioni etiche o morali di ognuno di noi, si sa che si tratta di numeri piccolissimi, quelli che davvero diciamo per convinzione o per piacere scelgono quel tipo di lavoro. Il resto è uno sfruttamento spesso sommerso, perché non hanno il coraggio di denunciare o di dire quello che avviene. Allora, vedendo anche quello che invece è il modello olandese, il modello tedesco, dove c'è una legalizzazione, abbiamo visto quanto sia il governo tedesco sia il governo olandese oggi dicono che quello è stato un fallimento, che lo sfruttamento in quei paesi non è diminuito ma è aumentato, perché quelle che dovevano essere cooperative di donne libere che si autogestivano e quindi in qualche modo non erano più sfruttate, in realtà nel sommerso c'è una quantità enorme di sfruttamento. E allora punire il cliente diminuisce la domanda, diminuisce l'offerta e quindi gli sfruttatori vanno altrove. Questo è quello che è successo in Svezia e in Norvegia e quello che stanno provando a fare anche in Francia. La mia domanda è: c'è la possibilità che il governo abbia interesse di provare un modello di questo genere per il nostro paese? Grazie. Grazie senatrice Bini. Onorevole Spena, e a seguire senatrice Mantovani. Grazie Presidente, grazie Ministro per il contributo che oggi ci ha donato qui in Commissione. Volevo concentrare, sono stati toccati tanti punti, però volevo concentrarmi su uno in particolare, quello poi anche un pochino più ricorrente. Quello del rapporto scuola-famiglia e della centralità scuola-famiglia per la crescita dei nostri bambini sin dalla prima infanzia. Allora, io da mamma ho notato che quando si è piccoli, comunque adolescenti, quando si è tra elementari e medie, c'è una partecipazione attiva della famiglia alle attività scolastiche, insomma un contributo sicuramente maggiore da parte delle famiglie, un rapporto più intimo tra loro le insegnanti, i dirigenti scolastici. Poi quando si arriva all'età adolescenziale tutto questo svanisce, proprio perché si vuole dare la famosa autonomia ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, quindi tanto che si va a scuola anche da soli, giustamente, insomma abbiamo fatto tanti progetti anche qui al comune di Roma per rendere autonomi i bambini nell'andare a scuola, però poi dopo ci si dimentica che tutto il resto del tempo che si trascorre a scuola, perché i nostri figli la maggior parte del tempo la trascorrono a scuola, e quindi ci si dimentica di quella parte invece un pochino più sostanziale. Allora mi chiedevo come possiamo fare noi per incentivare ancora di più questo rapporto nella fase post elementare, post medie, quindi quello che proponevo, quello che mi veniva da pensare prima quando proprio lei ha sottolineato questo elemento, era quello di cercare di trovare una forma di partecipazione attiva tra scuola e famiglia, mettendolo anche un po' come, mi scusi, non mi viene il termine perché l'ho pensato al momento, però come elemento fondamentale anche nella didattica dei nostri ragazzi, quasi come se quella formazione, quel rapporto, quell'arricchimento che tra la famiglia e la scuola entrassero a pieno titolo nella didattica
nella didattica delle scuole, quindi nella didattica dei nostri ragazzi, anche addirittura come crediti formativi, signora Ministra, da poter insomma inventarci qualcosa in tal senso. E poi quello che ci tenevo, e finisco qui il mio intervento, era quello della violenza di minori tra le mura domestiche. È un argomento questo che abbiamo affrontato tutti quanti insieme nel mese di luglio, quando è stata approvata una mozione a mia prima firma, condivisa da tutte quante le forze politiche alla Camera dei Deputati, e soprattutto concentrandoci su quel muro di omertà che è ancora tanto forte. È un muro portante della violenza sui minori, perché, Ministro, quei minori purtroppo non hanno la capacità di denunciare, non hanno la capacità di poter gridare le proprie sofferenze. Allora anche lì la scuola e i servizi sociali, perché non dimentichiamo che Cardito, il comune di Cardito, dove abbiamo perso il nostro Giuseppe, o comunque tanti altri bambini che vivevano in piccoli comuni, i nonni sapevano, i servizi sociali sapevano, addirittura i sindaci sapevano. Allora perché i servizi sociali, quando devono intervenire, non intervengono fino poi a far scomparire da questa terra i nostri piccoli, che non hanno capacità di denuncia? Poi l'ultima cosa, il codice rosso che lei ha accennato: ci sono tanti bambini orfani di femminicidio. Ricordiamo le ultime due undicenni che hanno assistito l'altro giorno, proprio ieri, all'uccisione della propria mamma, accoltellata dal marito, dal compagno, appunto, che non poteva neanche avvicinarsi al domicilio della propria moglie. Ecco, lì siamo ancora fermi sui sostegni economici degli orfani di femminicidio. Quindi anche lì spero che lei possa dare un contributo per sollecitare una nuova vita a questi bambini, a questi ragazzi che hanno perso la propria mamma vedendola ammazzata dal proprio compagno, dal proprio padre, quindi doppiamente vittime di padre e di madre. Grazie. Grazie onorevole Spina. La senatrice Marina ha dovuto lasciare l'aula, ma fa avere la sua domanda per iscritto, e adesso la parola all'onorevole Siani. Scusami, c'è la senatrice Mantovani, ti chiedo perdono. Grazie, ringrazio la ministra per la relazione molto esaustiva, e mi scuso anche perché faccio la domanda e poi dovrò scappare perché devo essere in commissione purtroppo alle 13:03. Appunto, la relazione è stata molto esaustiva e sono anche appunto contenta di aver potuto assistere, anche perché è da poco appunto che sono membra in questa commissione, e quindi non ho nemmeno il quadro completo di tutte le attività che avete fatto nel corso appunto della presente legislatura. E quindi la mia domanda in particolare è su un interesse relativo ai casi di suicidio, se per caso come ministero li avete, e in particolare appunto suicidio di minori o tentativi di suicidio o autolesionismo, e appunto anche ai casi di anoressia che hanno portato appunto alla morte recentemente di un giovane, e in cui appunto anche le famiglie si sono lamentate di non aver avuto gli strumenti, gli aiuti per poter salvare il ragazzo in questo caso. Quindi mi piacerebbe appunto avere un quadro complessivo di questi dati, se voi li avete, partendo appunto dai suicidi e tentativi di suicidio. Poi mi domando anche riguardo appunto a questi eventi appunto che capitano, se aver posto il limite di età dei 18 anni per discriminare la maggiore età, e quindi considerare questi casi, anche tutti i casi che sono stati elencati e appunto i casi di suicidio rientranti tra persone minori o maggiorenni,
se il limite di 18 anni sia ancora un termine valido. Me lo domando perché, diciamo, dal punto di vista della imputabilità penale della persona, forse si potrebbe anche pensare che già a 16 anni una persona potrebbe essere autoconsapevole di quanto è un reato e quanto non lo è, no? D'altra parte, per le condizioni di dipendenza dalla famiglia che vediamo, insomma, nella nostra società, anche a livello emotivo, l'età, la maggiore età forse dovrebbe addirittura essere spostata a un livello più alto. Penso ad esempio alla fine del percorso della laurea di primo livello, ecco. No, lì sono 22 o 23 anni. Quindi c'è, diciamo, un'oscillazione su quale potrebbe essere l'eventuale modifica del limite della maggiore età, e appunto chiedo anche una considerazione da parte sua a proposito di questo tema. E infine, mi riallaccio alle colleghe che hanno parlato appunto del fenomeno della prostituzione. Io faccio parte della prima commissione affari costituzionali al Senato, e la indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione è stato proprio voluto dal Movimento 5 Stelle e in particolare dalla senatrice Maiorino, che ha con una attività di studio precedente e anche coinvolgendo tutti poi i senatori presenti in commissione, ci ha coinvolto molto attivamente in questa indagine conoscitiva, in cui appunto sono stati presentati da numerose associazioni e anche da esponenti politici, sia provenienti dall'estero, sia dalla Svezia, sia dalla Germania, i vari modelli, appunto il modello nordico svedese e il modello presentato in Francia. Quindi credo che sia appunto, almeno nella commissione prima affari costituzionali, si stia creando una consapevolezza, ecco, di come sono stati implementati diversi e opposti modelli di legislazione riguardo la prostituzione in Europa, ed è abbastanza chiaro quali siano stati i rispettivi risultati. E chiedevo però, appunto, faccio riferimento appunto anche alla proposta della onorevole Bini che ho letto, e insomma forse potremo trovare anche punti di convergenza. Sì, ma nel caso però della sfruttamento della prostituzione in caso di minori, volevo chiedere alla ministra se secondo lei nel caso specifico manca qualcosa nella legislazione attuale che potremmo introdurre, ossia più che la denuncia da parte della persona interessata, anche agire in modo più coercitivo in questi casi. Grazie. Grazie senatrice, do la parola all'onorevole Siani per l'ultimo intervento, che mi auguro breve. Brevissimo, grazie ministro. Grazie, perché lei ha cominciato con una parola che mi rincuora: cultura della prevenzione. Detto ministro dell'Interno, è il segnale importante che lei sa, come sappiamo tutti noi, che la repressione da sola non serve. Lei sa che il 40... Esatto, bravo. Esattamente. E lei sa che il 42% dei ragazzini che sono in carcere annisi, da lei cita Napoli come modello di intervento produttivo, se appartengono a famiglie mafiose, questo 40% lo ritroviamo nei carceri per adulti. Quindi, nonostante abbiamo superato la messa alla prova, cioè abbiamo provato a redimerli, loro in realtà tornano a delinquere. Allora io le chiedo tre cose. Uno, è possibile, quando la polizia ferma un ragazzino che sta facendo un atto di violenza, una sorta di, anche un baby, una baby gang, segnalarlo oltre alla famiglia anche al preside della scuola? Perché forse non è previsto, lo so, però è previsto, allora, creare un link tra
con la scuola, che forse in quelle scuole va dato un aiuto in più se ci sono alcuni ragazzi, che lei infatti ha detto il nesso tra chi fa violenza a scuola è molto legato con chi fa fuori dalla scuola. Quindi prova a mettere un link tra la polizia, le forze di polizia e le scuole dove stanno i ragazzini. Due, le chiedo cosa pensa dei bambini innocenti che sono in carcere con le mamme negli ICAM o nelle case famiglia. Non possiamo far crescere i bambini in quella fascia d'età 0-3 anni in un ambiente che è di fatto un carcere. Terzo, cosa ne pensa di quello che sta accadendo a Reggio Calabria, dove i giudici per i minorenni stanno togliendo con successo i bambini all'Ndrangheta, li riportano via, e qua anche questa è un po' una sconfitta. No, poi la mamma accetta e va anche dai fuori, quindi questa è la vittoria. Però sì, il giudice arriva troppo tardi, forse bisogna fare qualcosa prima, quindi cosa pensa di questo? E infine chiudo dicendo che Napoli è un modello, assolutamente sì, per quanto ha detto lei, di prevenzione anche nella prefettura, ma è un modello anche di grande di mafia sociale. Se io penso alla sanità, a Padre Loffredo e a tante associazioni che lavorano nella sanità, danno grande speranza al futuro, purché si mettano in rete e facciano qualcosa insieme. Brava, grazie. Dico giusto questo e poi chiudiamo. Il tavolo della prefettura, quello serve da mettere insieme tutte le istituzioni, perché un luogo dove dialogare tra tutte, quelle, neutro, è quello della prefettura. Infatti quello che è stato fatto dalla prefettura di Napoli, ecco, anche tanto per rispondere alla senatrice che è andato via, potrebbe essere proprio quello di portare queste problematiche nelle prefetture, da creare una rete, e quindi anche questa cosa dell'alert alle scuole, chiamando al tavolo, perché partecipa al tavolo anche il provveditore, quello che una volta si chiamava provveditore agli studi, il dirigente scolastico come lo chiamano ora, e quello potrebbe essere una soluzione. Quindi una parte ho risposto della domanda, il resto poi vediamo. Grazie. Ringraziando il ministro, dichiaro chiusa l'audizione e anche quindi la nostra. No, l'indagine no, la seduta. Grazie.